Nessuno insegna, ma tutti sanno che al numero 5 di Piazza Garibaldi, a Herbè, nella campagna tra Verona e Mantova, c'è la bottega del sarto del paese, Ives Gazzani, 88 anni. Qualche ora al giorno mi rafago perché qualche dunque si ricorda di me, e ven chi mi dire per piacere, fammi questo, fammi quell'altro. Ne ha 81 Sauro Feltrinelli, l'ultimo maestro d'ascia del Garda veronese. Del suo cantiere rimangono solo le foto, i ricordi, gli attrezzi del mestiere. Ma penso di essere proprio l'ultimo. L'ultimo a scomparire, perché ormai rimane solo un ricordo. È arrivato in Valpolicella 20 anni fa per amore del mestiere, per seguire la scuola di Bartolomeo Formentelli, e per amore della moglie di Gargagnago di Sant'Ambrogio c'è rimasto. Romain Legros, 47 anni, organaro Franco Corso. Mi piaceva rock, mi piaceva jazz, mi piaceva. E però un po' così per prova andai e partecipai a questo corso e ne fui totalmente fulminato, insomma, nacque così una passione straordinaria. Attualmente il maestro d'ansia la costruisce una barca, parte già col concetto, senza disegni, di propria iniziativa, di propria esperienza, e la costruisce, mentre invece adesso i cantieri attuali fanno più manutenzione che tutto il resto, insomma. Nessun erede, il cantiere Feltrinelli dopo 3 generazioni rimane solo nella memoria del secolo scorso, del maestro Sauro. Cominciato col nonno, a far arrabbiare il nonno da piccolo, e dopo col papà ho cominciato a lavorare, insomma. La mia prima barca l'ho costruita a fine delle elementari, perché prima aiutavo saltuariamente, aiutavo il papà. Per me è stata, oltre che un ricordo, anche un inizio della vita, perché l'ho passata tutta in mezzo alle barche. Mi sono addentrato nel mondo dell'organo, e per non limitarmi, fra virgolette, alla sola pratica della tastiera dello strumento, decisi di imparare a costruirla per andare un po' oltre, insomma, alla pratica, ma andando a monte, ecco, della storia dell'organo. E così cominciai un percorso di apprendistato. Chi l'attività l'ha chiusa, ma tiene una porta sempre aperta, è Ives, dalla scoppiettante personalità, impegnato in imprese possibili tra una sonata e l'altra. Prima di tutto l'uomo che veste con l'abito su misura deve sentirsi bene, dove niente non tira, niente non muova. E dopodiché la bravura del sarto è quella de, se uno le curvo e le varghe un po', se uno le troppo slanciato, ecco, spostare un po'. Le imprese riuscivano anche al maestro d'ascia, ringraziato con cartoline dai campioni dell'idroscalo di Milano che gareggiavano con barche del cantiere Feltrinelli. Anche la settimana scorsa ho ricevuto una telefonata di un amico che correva con la mia barca. Mi ha detto: ci sei ancora? Per il Conte Guglielmo di San Vigilio ho fatto una trasformazione. Da un trasporto ho fatto un catch da diporto, che lui ha avuto molta soddisfazione, perché l'ha tenuto pochi anni, però ha avuto molta soddisfazione a quella barca. Dopo 5-6 anni di apprendistato in Francia, arrivai in Valpolicella, e dove perfezionai la mia formazione presso la bottega di Formentelli, e dopo una dozzina d'anni mi misi in proprio rimanendo in Valpolicella. Con la spalla bassa si rimette sotto un po' di ovatta,
ecco, con la curva si cercava più che altro la lunghezza della giacca, che non la tirasse su del rio, che la fosse più corta, anche là la curva che tira su. Ecco, quel slanciato, ecco, si cercava per esempio uno slanciato, ecco, due bottoni, perché tre bottoni fa spazio, invece due bottoni allunga. Segreti non ce ne sono, ci vuole tanta passione e esperienza. E l'orologio? L'orologio non ci vuole, non bisogna usarlo. Difatti mio papà aveva un falegname che aveva tanto lavoro da fare e ha assunto un falegname. Il falegname è venuto a lavorare con l'orologio. Suo padre le ha fatto l'osservazione, aveva detto: guarda che quel ragazzo non va per noi, perché noi non lavoriamo con l'orologio. Tra gessetti, metri e forbici, asce e pinze vecchie di mezzo secolo, anzi più, c'è chi pure crea il materiale da sé per le riparazioni di vecchie canne d'organo. Ha un senso proprio perché è direttamente legato alle esigenze della letteratura musicale che è stata composta per questo tipo di strumento. Per cui se vogliamo suonare senza falsi storici un brano musicale scritto da un Johann Sebastian Bach piuttosto che un Frescoballi o un Trabacci, dobbiamo farlo anche con degli strumenti che anche quelli non scendono compromessi e siano costruiti come erano pensati in origine. I segreti di questi mestieri sembrano consigli di vita validi per ogni mestiere d'oggi, tra gestione del tempo, correzione dei difetti e qualità dei materiali, che non ci sono più. Allora, navigare era per l'appetito proprio, adesso invece per piacere. E oggi, in un contesto culturale in cui evolviamo, insomma, bisogna avere una gran fede per fare quel che facciamo, perché il mondo che ci circonda non ci aiuta, ecco, a praticare con integrità questo mestiere. Le pratiche antiche rigorosamente seguite, ma i materiali che non sono più quelli di una volta. Le materie prime si trovano, sì, e a profusione, in grande quantità. Il problema è che viene a mancare la qualità di questa materia prima. Questo lavoro rendeva sempre un po' meno, ecco, perché cominciavano le confezioni. Ma niente. Qualche cortesia la uso, ma non che faccia un lavoro. Vengono ancora a chiederle delle cortesie. Sì, sì, questo sì. Gli ultimi anni degli anni 80, dove quando mi sono andato in pensione, sono arrivato proprio al limite, che ormai le confezioni le aveva occupato tutto lo spazio. E per noi, sì, qualche vestito l'ho fatto ancora, ma poi basta. Sugli abiti di oggi, sulle taglie small, medium, large, sulla grande distribuzione, Yves Il Sarto fa un ragionamento che non è solo di parte, di categoria. L'esir della felicità forse sta in sartoria. Mi sono convinto che una minima di insofferenza, di malcontento nella vita è il ghe senza saperlo, perché l'abito non indossa, non calza.